Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Immacolata Madonna dei Boschi, prega per noi. Allora, carissimi, abbiamo visto nell'ultima lezione la caduta miserante dei nostri primi padri, Adamo ed Eva, e le conseguenze funestissime prodotte dal loro peccato. Con ribellarsi a Dio essi perdettero la grazia santificante, furono scacciati dal paradiso terrestre e furono spogliati completamente del diritto che avevano alla felicità eterna. E questo castigo terribile gravò pure sopra tutti i loro discendenti, quindi sopra tutti noi che nasciamo al mondo col triste retaggio della loro colpa. Questo abbiamo visto. Ma allora possiamo chiederci: non avrebbe potuto l'uomo riparare in qualche modo la sua colpa e ritornare all'amicizia di Dio? Cioè, beh, ha sbagliato, non poteva mica fare riparazione? No. Con l'offendere un Dio di infinita maestà, i nostri primi padri commisero un atto che rivestiva nella malizia qualche cosa di infinito. Come avrebbero potuto quindi da loro stessi riparare una tanta offesa? Perché l'oggetto è Dio, che è un bene infinito, quindi l'uomo sì è un essere finito, però l'oggetto è infinito, quindi la malizia è quasi infinita, possiamo dire, no? Almeno infinita quanto l'oggetto. Dunque il genere umano dovesse irreparabilmente perduto. Ecco un grande problema degno di Dio, e Dio lo ha risolto facendo intervenire la sua infinita misericordia. Infatti, nell'atto stesso di pronunciare la sua sentenza contro l'uomo prevaricatore e cacciato dal paradiso terrestre, Dio, rivolto al serpente infernale che aveva ingannato la donna, gli disse: io porrò nemicizia fra te e la donna, fra il seme tuo e il seme di lei, e ti schiaccerà il capo, tu tenderai insidie al suo calcagno. Siamo in Genesi, capitolo 3. Con queste parole il Signore faceva intendere ai nostri progenitori che sarebbe venuto al mondo una donna la quale per mezzo del figlio suo avrebbe schiacciato la testa del serpente infernale, cioè avrebbe distrutto l'impero del demonio e riaperto le porte del paradiso chiuse per il peccato. Con queste parole quindi egli prometteva ed annunciava la futura redenzione dell'umanità. Ma chi doveva essere questo redentore? Non certo un semplice uomo, perché un uomo, per quanto giusto, per quanto santo, avrebbe potuto soffrire, ma non soddisfare per tutto il genere umano. Non solamente Dio, perché toccava l'umanità, riparare al suo fallo, essendo essa la grande colpevole, la grande obbligata. Chi dunque? Ammiriamo la misericordia e la sapienza infinita del Signore. Il Salvatore del genere umano doveva essere il Figlio stesso di Dio incarnato, fatto uomo mortale, passibile come noi, doveva essere appunto Gesù Cristo. Ed eccoci al secondo articolo del Credo che dice: e in Gesù Cristo, suo Figlio unico, nostro Signore. E che in Gesù Cristo sono suo Figlio, nostro Signore. Unico Figlio, nostro Signore. Finora abbiamo sempre parlato di Dio e dell'opera sua creatrice. Ora cominciamo a parlare di Gesù Cristo, della sua opera redentrice. Oggi consideriamo solamente la figura di Gesù Cristo, nostro Redentore, attraverso le profezie dell'Antico Testamento. E forse uno degli argomenti più efficaci è provare la sua divinità. Vediamo in succinto le principali profezie riguardanti l'avvenuta della persona del Salvatore e il loro valore. La profezia, cos'è la profezia? È nient'altro che l'annuncio chiaro e preciso di un avvenimento futuro dipendente dalla libera volontà dell'uomo o da altre cause impossibili a conoscere con le sole forze umane, avvenimento che poi succede precisamente nel tempo e nel modo predetto. Da questa definizione voi comprendete subito che solo Dio può essere l'autore o l'ispiratore delle profezie, perché Dio solo conosce quello che succederà in futuro. Egli è il re di tutti i tempi, perché non vi è passato o avvenire, ma solo presente.
interno presente, egli solo può sapere tutto ciò che le creature faranno o potranno fare. Noi possiamo, è vero, fare alle volte delle predizioni, ma solamente di quelle cose future che dipendono da cause note e determinate, come ad esempio che alla tal ora spunterà il sole, che a tal giorno vi sarà un'eclissi, eccetera. Oppure che il tal uomo farà fortuna perché vediamo fin dal principio le sue tendenze, le sue qualità, eccetera. Ma predire le cose contingenti e libere, che dipende cioè dalla libera volontà dell'uomo, ciò per esempio che succederà da qui a 100.000 anni, ciò che farà il capo di una nazione da qui a 50 anni, eccetera, questo all'uomo con le sue forze, della sua intelligenza, è impossibile. Cioè, questo può solo Dio. Scusate. Eppure, come ho detto, ci furono anticamente degli uomini che riguardo a Gesù Cristo predissero con certezza il futuro e propriamente quel futuro che non si poteva prevedere in cause naturali. Il Messia in tutta la sua vita sulla terra e in tutto ciò che a lui necessariamente si congiunge fu da essi predetto con una precisione meravigliosa. Migliaia di anni prima della sua venuta, essi, i profeti, hanno parlato di lui con tanta minutezza e precisione che sembra quasi siano stati presenti tutto ciò che di lui avvenne. I loro libri, i loro scritti, che sono tutti raccolti nella scrittura dell'Antico Testamento, si possono chiamare una storia anticipata della vita di Gesù Cristo, tanta è l'armonia che si riscontra tra essi e il Vangelo. Tra le predizioni che essi hanno fatto intorno al futuro Messia e i fatti che vennero poi a confermarle. E difatti, in quelle profezie, scusate, non solo si parla così genericamente e vagamente del futuro redentore promesso da Dio nel paradiso terrestre ai nostri primi padri, ma scendendo i più minuti particolari si designa la tribù e la famiglia da cui doveva uscire, si stabilisce il luogo e il tempo della sua nascita, si descrivono perfino i suoi miracoli, più minute circostanze della sua passione e morte. Si annuncia la sua resurrezione e ascensione al cielo e finalmente si proclama il suo regno spirituale, universale e perpetuo, che è la Chiesa Cattolica. A persuadersene basta prendere in mano il Vangelo, che è la storia genuina della vita di Gesù Cristo, e confrontarlo un poco con i libri profetici. Dal Vangelo, per esempio, sappiamo che Gesù Cristo era discendente della tribù di Giuda, della famiglia reale di Davide. Ebbene, Giacobbe, 1700 anni prima, benedicendo sul letto di morte i suoi 12 figli, aveva annunziato in modo solenne che il Messia, l'aspettato delle genti, sarebbe venuto dalla tribù di Giuda, suo figlio. Siamo in Genesi 49, versetto 10. E Geremia aveva predetto che dalla famiglia di Davide sarebbe spuntato il fiore, il cui nome sarebbe il giusto. Siamo in Geremia, capitolo 23, versetti dal 5 al 6. Dal Vangelo sappiamo che Gesù Cristo nacque a Betlemme, piccola città della Giudea. Ebbene, il profeta Micheia 700 anni prima l'aveva già annunziato con la massima chiarezza: Betlemme tu sei la più piccola delle città di Giuda, eppure da te uscirà il dominatore di Israele che vede l'eternità. Siamo a capitolo 5, versetto 2. Quella profezia che ricordate nell'Epifania, i magi, insomma, quando sono andati da Erode, ecco, chiamati gli scribi, ecco, hanno detto dove doveva nascere, quale cosa dice la profezia. Sì, quindi Michea, ecco, capitolo 5, che Gesù sarebbe nato a Betlemme. Dal Vangelo sappiamo che Gesù Cristo comparve al mondo nel tempo in cui il regno di Giuda era mancato ed Erode, di nazione Idumeo, comandava sugli ebrei circa 490 anni dopo il decreto dei persiani per la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Ebbene, Giacobbe stesso aveva detto: non sarà tolto da Giuda, dalla sua progenie, lo scettro finché non venga colui che deve essere mandato, al quale obbediranno i popoli. Sempre Genesi 49. E Daniele aveva profetizzato ancora 70 settimane, cioè 70 settimane di anni, ossia 490 anni, e avrà fine il peccato, sarà cancellata l'iniquità, verrà l'eterna giustizia, avrà il suo adempimento, la visione della profezia, riceverà l'unzione, il santo dei santi, sarà ucciso il Cristo, distrutta la città e il santuario, stabilita la desolazione. Siamo a Daniele, capitolo 9, versetti 24-26. Il Vangelo ci dice che Gesù Cristo ebbe un precursore, Giovanni Battista, che gli preparò la via in mezzo agli uomini. Ebbene, i due profeti Isaia e Malachia avevano diversi secoli prima predetto che un uomo straordinario sarebbe andato innanzi e promesso Messia, una voce potente che grida nel deserto, preparatevi il Signore, addrizzate i suoi sentieri. Ecco, quindi capitolo 3, ecco, di Malachia, per esempio.
Il Vangelo ci dice che Gesù nacque da una vergine, ebbene Isaia 7 secoli prima aveva detto con tutta chiarezza, scusate, aveva con tutta chiarezza predetto che il Messia, chiamato Emanuele, cioè il Dio con noi, nascerebbe appunto, sarebbe nato da una vergine. Ecco che una vergine concepirà, partorirà un figlio e il nome di lui sarà detto Emanuele, Isaia 7, 14. Il Vangelo ci racconta che, nato Redentore, i sapienti dell'Oriente vennero ad adorarlo e presentargli loro doni, ma Davide lo aveva già profetizzato: i re di Tarsis e le isole a lui faranno loro offerte, i re degli Aradi porterà in tributi. No? Nei Salmi troviamo. Il Vangelo ci descrive la strage dei bambini innocenti perpetrata da Erode e la fuga di Gesù in Egitto, ma Geremia circa 600 anni prima l'aveva annunziato e anche Osè aveva detto: dall'Egitto richiamai mio figlio. Capitolo 11, versetto 1. Che se passiamo alla vita pubblica del Salvatore, le profezie si fanno sempre più chiare e precise. Isaia, che come abbiamo detto visse più di 700 circa anni prima di Cristo, dipinge il Messia come l'uomo della mitezza, che non stritola la canna già rotta, né spegne lucignolo fumigante, che raccoglie le agnelle inferme tra le sue braccia, che sarà luce delle genti, il maestro della giustizia, che scriverà le leggi nei cuori e stenderà il suo regno dall'Oriente all'Occidente. E parlando delle opere sue, ce lo presenta come il massimo dei taumaturghi. Dice che per lui si apriranno gli occhi dei ciechi, le orecchie ai sordi, si raddrizzeranno le gambe agli storpi, si scioglieranno le lingue dei muti, si rafforzeranno le mani fiacche, le ginocchia vacillanti, saranno nutriti gli affamati lungo le vie, risanati gli infermi. Non vi sembra qui di leggere il Vangelo dove in ogni pagina con semplicità meravigliosa si narra il miracolo di Gesù Cristo? Per esempio si vede in Isaia 42 o Isaia 35, questi passi qua, no? E anche quando Gesù dite andate ai discepoli, andate a dirsi tu che Giovanni dice tu che lo dobbiamo aspettare, aspettare un altro. Dite cos'è Giovanni, gli storpi camminano, gli ciechi vedono. Ecco richiamato il passo di Isaia, che era appunto una profezia messianica, per dare conferma che sono io l'atteso che era stato profetizzato. Riguardo poi la passione, morte e risurrezione del Redentore, i profeti li predissero fin nei più minuti circostanze. Essi annunziarono che il Messia sarebbe stato tradito dai suoi, messo in catene, venduto per 30 denari, accusato da falsi testimoni, dato in mano dei suoi nemici, lacerato e pesto sotto i flagelli, tanto non potersi più riconoscere, coronato di spine, schiaffeggiato, coperto di sputi, confitto a una croce, messo fra gli scellerati, insultato persino sul patibolo, abbandonato da tutti. Annunziarono che nel giorno della sua morte la terra sarebbe scossa fino alle fondamenta e il sole sarebbe tramontato a mezzodì. Si può dare nei Salmi, in Isaia, anche nel profeta Amos. Ma che poi il suo sepolcro sarebbe stato glorioso. Non vi sembra che tutte queste profezie scritte 6, 7, 8, anche 10 secoli prima del loro compimento si confondono quasi con la storia? E lasciamo da parte le predizioni dei profeti stessi riguardo al regno di Cristo, che la Chiesa Cattolica, e se ne hanno predetto la fondazione, la propagazione per opera degli Apostoli, l'unità, l'universalità, le persecuzioni, i trionfi, la stabilità, la durata, sino alla fine dei secoli. È insomma una serie stupenda, ininterrotte testimonianze, si succedono, si svolgono maestosamente lungo la serie di più che 40 secoli, quanti ne passano da Adamo a Gesù Cristo, secondo il computo biblico, e che tutte concordemente tendono allo scopo di delineare la figura del futuro Redentore dell'umanità. Ora ci domandiamo come spiegare umanamente questo fatto, come renderci ragione soprattutto di questa armonia perfetta che esiste dagli oracoli precedenti, il loro compimento esteriore, tanto che Pascal dirà: io credo a Gesù Cristo, non a Maometto, beh Gesù Cristo è stato profetizzato, Maometto no. Molto semplice. Ora vediamo qual è il valore delle profezie messianiche. Alcuni dei nostri sapienti tentano di infermarlo dicendo che se le profezie antiche trovano in Gesù Cristo il loro pieno compimento, questo fu effetto unicamente del caso. Ma com'è possibile che il caso, qua non è che una parola, abbia coordinato a un solo medesimo oggetto future parole di una grande schiera di uomini diversi lungo il corso di circa questi 4.000 anni, questi 40 secoli? Allora adesso ricordo, così che un certo Stone aveva fatto un calcolo matematico, tutta una serie di licenze, no, di studi, eccetera, sulle probabilità che le profezie, un tot di profezie, potessero convergere in un solo uomo. E quello che ricordo, lui ha preso del circa 300 profezie messianiche, quindi sono circa 300 profezie messianiche, ne ha prese 8, ha fatto gli abitanti, Gesù, quanti erano, insomma, a quel tempo, ha fatto i suoi calcoli, è venuto fuori che
che 8 prende solo 8 profeti, neanche delle più clamorose, ne prendi 8, quante probabilità ci sono che convengano solo uomo? Una su 10, la diciassettesima, cioè una su 100 milioni di miliardi, mi sembra, 1,17 zero è seguito, no? Poi ne prende 32, fa lo stesso calcolo, viene fuori 1 alla 10 alla 181, cioè un 1 seguito da 181 zeri, che non so neanche quasi dire sto numero qua. Pensiamo con 300 profezie, quindi una cosa, cioè, che va oltre la soglia di impossibilità, è impossibile che non, il caso, può avere tutto il caso che vuoi, ma ecco, che tutte convengano in un'unica persona sui calcoli, su numeri incredibili. Quindi ecco, ne faccio un calcolo matematico con tanto di licenza, eccetera, eccetera, per fare un esempio che, ma vediamo un attimo se è possibile, qual è la possibilità che queste cose possano convergere su un uomo, già solo cotto, una su 100 milioni di miliardi, già figuriamoci con 300, quindi ecco il caso, cade il discorso del caso. Seconda obiezione. Altri dicono che Gesù Cristo, conoscendo bene le profezie, perché a lungo le aveva studiate, si accomodò astutamente ad esse e modellò la sua vita. Cioè, io so le profezie, quindi oriento, organizzo quanto la mia vita in maniera che la mia vita perfettamente si coordini con le profezie. Mamma mia, c'è proprio più miracolo credere questo che il fatto delle profezie. O incredulità di increduli, dice egregiamente l'illustre apologista. È cosa facile scegliere prima di nascere il proprio paese, la propria madre, la propria culla e persino la data della propria nascita. Cioè ancora prima di nascere devo autoprofetizzarmi, no? Già solo questa, vabbè. È facile trovare al termine della vita un Giuda che ti vende per 30 denari, poi per rispetto alle profezie va a impiccarsi, soprattutto la seconda. È facile ordinare ai giudici che per il guado della profezia vi facciano inchiodare su una croce, inchiodati chi vi si è, fare cenno ai soldati perché giochi una sorte il vostro vestito? Ed è facile, dopo che si è morti e rimasti per circa 3 giorni nel sepolcro, risorgere gloriosamente perché i profeti lo hanno predetto? No. Anche il suo buon senso lo dice. Bisogna concludere che si vuole essere ragionevoli e non irragionevoli. Che il fatto delle profezie è un fatto soprannaturale, ordinato da Dio a perpetuare lungo i secoli che dovevano precedere la venuta del Messia, il ricordo e l'eco della grande promessa fatta nell'Ede ai nostri progenitori di un futuro liberatore, a tener desta negli uomini la speranza e l'aspettazione del Cristo venturo, preparandogli la via e testimoniare in modo irrefragabile la divinità della sua persona e della sua missione. Quindi alla fin fine, ecco, cioè, bisogna concludere così ragionevolmente. Terzo, sì, le profezie sono delle prove più splendide della divinità di Gesù Cristo. E che? Vorremmo forse ammettere che Dio abbia ispirato i profeti facendo loro vedere prima e poi predire tutti gli avvenimenti del futuro Messia, se questi non fosse stato più che un semplice uomo? Ma dove andrebbe allora la sua sapienza e santità? Non si sarebbe egli prestato al gioco indegno di precipitare gli uomini nel più funesto e inevitabile errore? Non si sarebbe in tal caso fatto patrocinatore della menzogna, confermandola con le più splendide prove del suo potere, cioè confermandola con tutte quante queste profezie? Anche qui no, risponde lo stesso buon senso. O Gesù Cristo è il vero figlio di Dio, o tutti i vaticini e gli oracoli antichi che si appuntavano sulla sua persona diventano un mistero inesplicabile. O Gesù Cristo è vero figlio di Dio, o non si spiega come egli abbia potuto regnare con l'aspettazione in tutte le generazioni che precedettero. O Gesù Cristo è vero figlio di Dio, o bisogna ammettere che Dio abbia tratto in inganno l'umanità tutta intera, il che vorrebbe dire distruggere la sua santità, la sua giustizia, la sua perfezione infinita, in altre parole, distruggere la sua esistenza. Cioè, che senso ha che faccio queste profezie perfette che dopo è un falso? No, Gesù Cristo è figlio di Dio. Conclusione. Innalziamo a Dio l'inno della riconoscenza e dell'amore e ricordiamoci soprattutto di corrispondere al beneficio immenso della redenzione che Egli ci ha fatto. Ma che cosa dobbiamo fare per corrispondervi? È chiaro, dobbiamo non solo credere così teoricamente in Gesù Cristo, ma dobbiamo anche osservare praticamente la sua santa legge. Che vale essere cristiano unicamente perché si è ricevuto il battesimo senza curarsi poi di conformare la nostra vita, i nostri costumi, gli insegnamenti, gli esempi di colui che abbiamo scelto per il nostro esemplare maestro e da cui abbiamo giurato sudditanza e fedeltà eterna? Quando Giosuè, nella scrittura, raccolse tutto il popolo ebreo perché decidesse una buona volta se voleva seguire le false divinità portate all'Egitto o servire al vero Dio, quel popolo tutto rispose con entusiasmo: no. Non vogliamo abbandonare il vero Dio per servire agli dei stranieri.
Ora Giosuè disse loro: Voi dunque siete testimoni che avete scelto il Signore? Sì, risposero tutti, ne siamo testimoni. Ebbene, riprese egli, assoggettate dunque il vostro cuore al Dio di Israele. E lì, al cospetto di tutti, conchiuse un'alleanza solenne tra il popolo e Dio. E prese una grossa pietra e la fece collocare al santuario, dicendo: Questa pietra sarà là da testare che voi avete inteso la parola di Dio e vi proteggerà dall'essere infedeli per l'avvenire. Troviamo il libro di Giosuè, capitolo 24. Lo stesso patto, la stessa alleanza abbiamo noi, contratta con Dio il giorno in cui fummo accolti nel grembo della vera Chiesa e segnati col carattere cristiano. Quindi anche dobbiamo sforzarci di rispettare questo patto, questa alleanza. Vediamo qualche similitudine, fatto, commento. La statua gigantesca. Supponiamo che moltissimi scultori, vissuti in diversi secoli, avessero ciascuno scolpito con la più grande diligenza una parte di una statua gigantesca, che uno, per esempio, ecco, senza sapere il lavoro dell'altro, avesse scolpito una gamba, un altro un piede, la testa e così di seguito tutte le altre parti di questa statua, nessuno interamente compresa ed ideata. Supponiamo anche che dopo alcuni secoli della morte dell'ultimo artista si venisse a scoprire che riunendo quelle membra marmoree l'insieme rappresentasse una bellissima statua ben proporzionata che precisamente fosse l'immagine di un celebre nostro contemporaneo. Quale stupore, quale meraviglia desterebbe un tal fatto? Si potrebbe affermare che ciò sia cosa naturale e fortuita, il famoso caso? Non si dovrebbe forse dire che al di sopra degli scultori vi era stata una mente che ha ideato tutta la statua, che ha guidato i loro menti, i loro scalpelli e quindi rende una si splendida testimonianza di approvazione e di lezione al fortunato e contemporaneo che rappresenta? Ecco appunto il caso delle profezie. Sono sorti nei vari secoli degli uomini che hanno profetizzato cose disparate, le quali però riunite insieme formano fino ai più minuti particolari il complesso unico della nostra fede. Chi non ci vede la mente unica ordinatrice di Dio, può essere il caso. Lecce Homo di Isaia. Ascoltate come Isaia 760 anni prima profetizza le umiliazioni e dolori dell'uomo Dio. Egli passerà sopra la terra come un pellegrino che qua si volge per albergare, come un uomo errante che non ha dimora stabile. Egli non griderà né si udrà di fuori la voce di lui, egli non spezzerà la canna fessa, non ammorzerà il lucignolo che fuma. Egli non spunterà qual virgulto e quasi talo da sua radice in aria da terra, egli non ha vaghezza né splendore, noi l'abbiamo rifiutato come un lebbroso, come flagellato da Dio ed umiliato. Egli è stato piegato motivo delle nostre iniquità, è stato spezzato per le nostre scelleratezze, il castigo cagion di nostra pace cadde sopra di lui. Per le lividure di Lui noi siamo stati risanati. Tutti noi siamo stati come pecore erranti, ciascheduno per la strada sua deviò, e il Signore pose addosso a Lui l'iniquità di noi tutti. È stato offerto perché Egli ha voluto, non ha aperto la sua bocca. Come pecorella sarà condotto ad essere ucciso, come un agnello muto si sta dinanzi a colui che lo tosa, così Egli non aprirà la sua bocca. Dopo l'oppressione della condanna Gli fu innalzato. La generazione di Lui, chi la spiegherà? Quale pagina? Sotto ciascuna di queste parole si potrebbe mettere una linea del Vangelo, collocate da un lato questo Ecce Homo di Isaia e di rimpetto quelli di San Matteo o di San Marco e sarete sopraffatti meraviglia. Per il Vangelo di San Marco e San Matteo, questa pagina di Isaia, Ecce Homo, e vedete, vedremo come proprio tutto è stato profetizzato, la lettera. Un convertito. Dottor Paolo Tickman, prima rabbino e poi fervente cattolico, aveva già scritto molto contro Gesù Cristo e la sua Chiesa e quando stava lavorando attorno a un'opera destinata a provare che Messia non era ancora venuto, fu toccato dalla grazia divina. Vedendo le predizioni dei profeti, così pienamente avverati il nostro Signore Gesù Cristo, non poté fare a meno di esclamare: Bisogna che ben folto sia il velo che ci ricopre gli occhi, se non vediamo una verità più evidente del sole stesso. E si diede a studiare la religione cattolica presso i figli di San Francesco. Suo padre, grande rabbino, lo trattò da pazzo e volle ricoverarlo in un manicomio, ma il giovane riuscì a fuggire e partì per Roma, dicendo con le lacrime agli occhi: Come Paolo apostolo perseguitato la vostra Chiesa, o Signore, aiutatemi voi a divenire un altro Paolo apostolo. Vedete, cioè, trattato per pazzo, non andare a confutare. Andiamo, parliamo un attimo, prendiamo le profezie, mettiamo a studiare la Bibbia.
vediamo la tua asserzione, no? Invece no, sei un pazzo, sei un criminale, sei un disgraziato, sei un figlio degenero. Ma perché non verifichiamo quello che lui asserisce, no? Se lui dice che tutto viene confermato a scrittura, perché non ci mettiamo a tavolo e le confrontiamo? Invece no, subito no. Vabbè, è così. Ultima, oracoli pagani. L'aspettazione di un personaggio straordinario che avrebbe restaurato l'umanità decaduta era divenuta comune e intensa non soltanto fra gli ebrei, ma anche fra le nazioni dei greci, dei romani, degli egiziani, dei cinesi, dei giapponesi e persino degli americani, come risulta dalle relazioni fatte agli spagnoli dopo la loro scoperta del Nuovo Mondo. Celebri a questo proposito alcune predizioni davvero meravigliose che le famose Sibille fecero intorno alla venuta del Messia. Ascoltiamo. La Sibilla Eritrea, ad esempio, con una chiaroveggenza portentosa scriveva: «Nella pienezza dei tempi Dio si umilierà e si umilierà la sua figliolanza». La Sibilla Cumana così parla intorno al mistero dell'incarnazione: «Sorgerà una madre della stirpe dei Giudei di nome Maria e rimanendo vergine prima e dopo il parto conciperà di Spirito Santo il figlio di Dio chiamato Gesù». Basati su questa profezia, anche i pagani innalzarono qualche tempio alla Vergine Paritura. Famosa soprattutto è poi la profezia che la Sibilla di Tivoli fece l'imperatore Augusto nel tempo in cui il Senato romano voleva iscriverlo fra gli dei. «Niuno, Augusto, disse ella, può essere chiamato Dio se non lo è già, e tu sai di essere uomo. Non tu, ma un altro che è veramente Dio sta per discendere in terra, ed egli prenderà carne nel seno di una vergine». Quindi c'è una cosa incredibile anche da fonti pagane. Quindi noi vogliamo far altro che umilmente e semplicemente, ecco, inchinarsi di fronte a questa meravigliosa provvidenza di Dio, al sommo, alla sua sapienza infinita, sul disegno d'amore che anche non solo è evidente, ma anche più bello credere così, perché mi dà pace l'anima vedere che questo meraviglioso disegno di Dio, che invece arrabattarmi su per gli specchi, cercare in qualche modo delle contraddizioni, che diventano proprio quasi delle cose irrazionali. Talmente semplice, ma anche bello credere, perché la fede è ragionevole ed è suffragata da tante testimonianze, miracoli, profezie, eccetera. Quindi chiniamo il capo umilmente. E riconosciamo, ecco, la grandezza infinita di Dio che tutto dispone per il suo disegno d'amore. Chiediamo la grazia, ecco, di saperlo sempre, di saperlo conoscere meglio, ecco anche il senso di queste istruzioni, per poterlo amare di più, poterlo quindi servirlo con tutti noi stessi. E questo chiediamo l'aiuto della Beata Sempre Vergine Maria. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedizione del cuore immacolato di Maria, benedica Dio onnipotente, in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria.